Dell'abolizione del Clan sono contento, sarei contento anche se gli 8.000 enti inutili che Renzi ha promesso da 3 anni di eliminare, li eliminasse. Non serve una riforma costituzionale, basta che faccia dalle promesse che ha fatto, 8.000 enti quando è arrivato, eliminiamo tutti gli enti del mondo, cancelliamo tutto, risparmi, ancora adesso non li vediamo. Ma oltre a questo, se poi andiamo nei risparmi, le faccio solo un esempio. Sa che ad esempio la revisione del Senato, perché non viene abolito, ma la revisione del Senato è un risparmio calcolato dagli uffici oltretutto del Parlamento, non da Fedriga, di 48 milioni di euro all'anno. Sa quanto costa circa il leasing dell'aereo presidenziale di Renzi all'anno? 50 milioni di euro. Cioè noi decidiamo di eliminare quel risparmio per viaggiare Renzi sull'aereo di Stato, sulle sue poltrone d'oro e portare i suoi amici, come avviene anche nella serata odierna negli Stati Uniti. Allora, invece di dire questa stupidaggine che ci sia un risparmio, diciamo la verità, che l'aumento dei contenziosi, non voglio entrare nel tecnico, però addirittura ci saranno contenziosi tra Camera e Senato, aumenteranno i soldi dei cittadini che verranno buttati perché tutto il processo legislativo sarà confuso e difficile. Lei con la riforma non si risparmia, aumentano i costi, ma lo dicono illustri costituzionalisti, dopodiché quelli ovviamente asserviti a Renzi si inventano e difendono l'indifendibile, ma illustri costituzionalisti che non la pensano come la Lega, ma la pensano l'opposto che la Lega, dicono che ci sarà un aumento di costi e quindi per favore queste balle veramente siamo stufi. Quindi allora non le chiedo neanche quanto si risparmia perché dice un aumento dei costi.